Nel vasto mondo della matematica, le funzioni svolgono un ruolo centrale. Come abili architetti, trasformano input in output, con precisione e rigore. Per comprendere appieno la potenza delle funzioni, dobbiamo esplorare due concetti chiave: il codominio e l'immagine. Sebbene spesso confusi, distinguere tra loro arricchisce la nostra comprensione matematica. Immaginate una funzione come un distributore automatico, un esempio semplice ma efficace. Inserite del denaro, l'input, e ottenete uno snack, l'output, un processo lineare. Il codominio rappresenta tutti gli snack che il distributore potrebbe offrire, anche se alcuni scomparti sono vuoti. Comprende tutti i possibili risultati. È come un menu che elenca tutte le opzioni disponibili, proprio come un menu al ristorante. Prendiamo l'esempio di una funzione che eleva al quadrato un numero, un'operazione matematica comune. Il suo codominio può essere l'insieme dei numeri reali, includendo tutti i possibili risultati. Questo perché, elevando al quadrato qualsiasi numero, si ottiene in teoria un altro numero reale. È una trasformazione continua e prevedibile. Ricordate, il codominio comprende tutti i possibili risultati, indipendentemente dal fatto che la funzione li utilizzi effettivamente per un dato input. È l'intera gamma di possibilità. Torniamo al nostro esempio del distributore automatico. L'immagine sono gli snack che vengono effettivamente erogati quando si preme un pulsante. È un sottoinsieme del codominio, che rappresenta ciò che la funzione effettivamente raggiunge con input dati. Nel caso della funzione quadratica, la sua immagine comprende tutti i numeri reali positivi e lo zero. Questo perché il quadrato di qualsiasi numero, positivo o negativo, è sempre positivo o zero. A differenza del codominio, l'immagine include solo i valori che la funzione effettivamente produce. È l'insieme dei risultati reali ottenuti applicando la funzione. Quarto round. Codominio contro immagine. Un confronto diretto. Qual è la differenza principale? Il codominio include tutti i possibili risultati che una funzione potrebbe teoricamente produrre, mentre l'immagine si concentra sui risultati effettivi che la funzione fornisce nella pratica. Immaginate, il codominio è un obiettivo teorico, mentre l'immagine rappresenta la parte del bersaglio che la funzione effettivamente colpisce. Pensate a quando giocate a freccette. Il bersaglio è come il codominio. Il codominio rappresenta l'intero bersaglio, con tutti i possibili punti in cui le freccette potrebbero atterrare, ogni settore, ogni zona. L'immagine, d'altra parte, è l'area specifica in cui sono atterrate le vostre freccette, i risultati effettivi. Comprendere questa distinzione è fondamentale per analizzare le funzioni e le loro proprietà. Fornisce un quadro chiaro di ciò che una funzione può fare e di ciò che effettivamente fa. Ci aiuta a determinare se una funzione è suriettiva, ovvero se copre l'intero codominio o solo una parte di esso, e fornisce informazioni sul suo comportamento e sui suoi limiti. Quinto atto. L'importanza di codominio e immagine nella matematica. Perché questo è importante nel contesto più ampio della matematica? Capire il codominio e l'immagine di una funzione non è solo un dettaglio minore, ma un aspetto fondamentale che può influenzare il modo in cui affrontiamo la risoluzione dei problemi matematici. Il codominio e l'immagine forniscono informazioni cruciali sul comportamento di una funzione. Ci dicono rispettivamente gli output possibili e quelli effettivi della funzione. Ci aiutano a determinare se una funzione è suriettiva, ovvero se copre l'intero suo codominio. Questo è un concetto essenziale per comprendere la completezza di una funzione. Questa conoscenza è preziosa per vari concetti matematici, come ad esempio funzioni inverse. Capire se una funzione è suriettiva è fondamentale per determinare se ha una funzione inversa. Senza di essa, non possiamo determinare con precisione la sua inversa. Analisi. Codominio e immagine giocano un ruolo nel determinare limiti, continuità e altri concetti fondamentali dell'analisi. Ci aiutano a capire come si comportano le funzioni quando si avvicinano a determinati punti. Teoria degli insiemi.
Questi concetti sono fondamentali per comprendere le relazioni e le funzioni nella teoria degli insiemi. Ci aiutano a capire come diversi insiemi interagiscono e sono correlati tra loro. Comprendendo le sfumature di codominio e immagine, otteniamo una comprensione più profonda della matematica. Questa comprensione più profonda ci consente di affrontare problemi più complessi con maggiore sicurezza e precisione. Sesto atto. Conclusione. Padroneggiare le funzioni con codominio e immagine. Nel balletto cosmico della matematica, le funzioni sono i coreografi, che dettano come gli input si trasformano in output. Codominio e immagine ci forniscono una mappa per comprendere queste trasformazioni. Il codominio rappresenta l'universo dei possibili output, mentre l'immagine si concentra sui risultati effettivamente raggiunti. Comprendere la distinzione tra codominio e immagine ci consente di analizzare le funzioni con precisione. È un passo fondamentale per svelare i misteri della matematica e coglierne l'elegante complessità.